3, 2, 1, via il bocca al lupo! 37esima edizione di Vivi Città, che si unisce per questa particolare edizione in un segno di ripartenza del podismo con la corsa del Saracino. Soddisfatti? La corsa della ripartenza, la prima gara, la prima manifestazione diciamo ufficiale a livello nazionale della WISP, quindi speriamo veramente che sia il momento giusto per ripartire, visto che 2 anni sono stati veramente, veramente lunghi. La partecipazione è stata abbastanza notevole, siamo a 250 partenti, più la camminata che sono un'altra 50ina, e il risultato penso che si veda anche qui dalla gente che adesso che è arrivata sono tutti contenti insomma. La manifestazione promossa dalla WISP si è corsa contemporaneamente in altre 29 città italiane e anche in alcune località estere, ma quest'anno il messaggio che arriva dalla più grande corsa per la pace di tutto il mondo è rivolto all'Ucraina. È anche la camminata della pace, perché purtroppo come sappiamo gli ultimi eventi sono stati veramente terribili, e in contemporanea con noi oggi è stata organizzata anche una camminata, una corsa competitiva addirittura in Romania al confine con l'Ucraina. Ad arricchire l'iniziativa l'esibizione di 2 delle compagini giostresche più apprezzate, il gruppo Musici che ha accompagnato con le proprie note i momenti più significativi della gara e il gruppo Sbandieratori, che ha fatto volteggiare le bandiere nella splendida cornice dell'anfiteatro romano. Venendo ai risultati, a salire sul gradino più alto del podio per gli assoluti femminili, Margherita Civei dell'Atletica Alta Toscana, primo posto nella categoria maschile per Samuele Cassi dell'Atletica Calenzano. All'interno di questa edizione spazio anche al plogging, attività sportiva che consiste nel raccogliere rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare attività sportiva all'aperto.